Allora, la lezione di ieri abbiamo visto la definizione di spazio vettoriale, prima di RN con lo spazio vettoriale in generale. Abbiamo cominciato a vedere che cos'è una combinazione lineare. Ok? Quindi lo ripetiamo. Se io ho uno spazio vettoriale Q in campo K, noi perché diciamo campo K? Perché fino a che non c'è bisogno di specificare qual è il campo, diciamo così. Se ci sarà bisogno di specificare il campo R, C o un campo finito, allora. Però quello che sto dicendo adesso vale per qualunque spazio vettoriale. Allora abbiamo detto V1 VH sono dei vettori. La combinazione lineare è una somma finita del tipo somma per i o per j che va da 1 fino ad h di lambda j, un'espressione di questo tipo, dove lambda j è un elemento del campo, cioè un numero, uno scalare, e vj appartiene a v, è questo, però di j compreso. Si chiama combinazione lineare. Ok? Subito dopo abbiamo visto la nozione di lineare indipendenza. Ecco. Allora, lineare indipendenza. Dipendenza e indipendenza, ve le do tutte e due le definizioni, anche se una è la negazione dell'altra. Allora, 1H in definizione si dicono linearmente dipendenti, abbiamo visto ieri, stiamo ripetendo. Se e solo se per definizione, esistono dei coefficienti lambda 1, lambda h appartenenti a k, non tutti nulli, e tali che somma per j che va da 1 ad a di lambda j un j sia uguale al vettore v. Quindi i vettori si dicono realmente dipendenti quando esiste una loro combinazione lineare nulla fatta con coefficienti non tutti. Osservazione, questa non l'abbiamo fatta ieri, quindi la facciamo adesso. Supponiamo V1, VH linearmente dipendenti. Poi supponiamo che somma per j che va da 1 ad h di lambda j vj sia uguale al vettore nullo, e lambda i sia diverso da 0. Perché lo possiamo supporre? Perché siccome una combinazione lineare, esiste una combinazione lineare nulla con coefficienti non tutti nulli, allora noi sappiamo che sicuramente uno di questi coefficienti è diverso da 0, per esempio lambda i. È chiaro?
Allora che succede? Allora V con I lo posso scrivere come meno 1 fratto lambda I per la somma per J che va da 1 fino ad H, però J diverso da I, cioè quando faccio la somma salto l'indice I di lambda J. Cosa ho fatto? Non ho fatto altro che portare dall'altra parte e dividere lambda I. Facciamo un esempio. Esempio, prendiamo in R3, prendiamo i vettori V1 è uguale a 0, 1, 2. V2 è uguale a 1, 1, 0. V3 è uguale a vediamo un po', facciamo meno 1 1 4. Ok? Allora potete osservare che V3 più V2 meno 2V1, andiamo a fare questo conto. V3 più V2 meno 2V, allora meno 1 più 1 più 2 volte 0 fa 0. Allora lo scrivo qua sotto, meno 2V1 chi è? 0 meno 2 meno 4. Adesso fate la somma di questi tre. V3 più V2 meno 2V1, 0 più 4 meno 4 fa 0, 1 più 1 meno 2 fa 0, 1 meno 1 fa 0. Quindi questo qua è il vettore. Cosa abbiamo dimostrato? Che questi tre vettori come sono? Sono dipendenti, perché abbiamo una combinazione lineare nulla e i coefficienti non sono tutti nulli. In questo caso particolare nessuno dei tre coefficienti è pari a 0. Poteva succedere, per esempio, se V3 era il doppio di V2, allora avremmo avuto V3 meno 2V2 uguale a 0, ma V1, il coefficiente di V1 era 0. Quindi con questo sono dipendenti. Ci siamo fino a qui? Professore, mi scusi. Lì V è uguale a meno 1 fratto lambda I o lambda J? Lambda I. Ok, grazie. Da I, questo è J. Perché? Allora, che cosa succede? Supponiamo in questa uguaglianza qui, può isolare uno dei vettori? Per esempio, chi è V3? V3 non è uguale a 2V1 meno V2? Porto dall'altra parte, si cambia segno, cioè si portare dall'altra parte che significa? Significa sommare l'opposto a sinistra e a destra, l'opposto di meno 2V1 e l'opposto di V2. Ok? Se volessi isolare V2, chi è V2? È 2V1 meno V3. Se volessi ricavare V1, chi è? V1 è uguale a V2 più V3 diviso 2. È la media, no? 1 più 1, 1 meno 1 fa 0, 1 più 1 fa 2 diviso 2 fa 1, 0 più 4 fa 4 diviso 2 fa 2. Allora vedete che io posso, da questa uguaglianza, posso ricavarmi V3 in funzione di V1 e V2, V2 in funzione di V1 e V3, V1 in funzione di V2 e V3. Però quando lo posso fare questo? Quando il coefficiente di V con I è diverso da 0. Perché se, per esempio, mettiamo che c'era V4 anche qua, lo posso ricavare V4 da qua? No, non ci compare. Se non ci compare, come faccio a ricavare? Q
Quindi, che cosa sto dicendo qua? Che posso ricavare q con i, perché siccome lambda i è diverso da 0 ci compare. Allora cosa faccio? Isolo q con i, lo metto da una parte, lambda i q con i, poi divido per lambda i, e quello che ricavo è questo. Perché? Col meno. Perché dall'altra parte mi rimane somma di lambda j v con j, poi uno dei due l'ho dovuto impostare dall'altra parte, quindi un segno lo devo cambiare, e poi devo dividere per lambda i. E poi quando faccio la somma ovviamente devo saltare i, perché lambda i v con i l'ho portato dall'altra parte. È chiaro? Ok. Quindi, quando noi abbiamo che una combinazione, che i vettori sono realmente indipendenti, siccome la loro combinazione lineare è nulla e i coefficienti non sono tutti nulli, almeno uno dei vettori lo posso esprimere come combinazione lineare degli altri. Vedete? Qua non è solo V3, non è solo funzione di V1 e V2, ma è combinazione lineare di V1 e V2, cioè 2V1 meno V2. V2 è 2V1 meno V3, V1 è mezzo V2 più mezzo V3. È chiaro fino a qui? Allora, questo è il fatto che precisa quello che dicevamo ieri, quando dicevamo che in qualche modo dire che i vettori sono realmente indipendenti vuol dire che ce n'è uno inutile. Cioè, nel senso che inutile in quale discorso? Cioè, quando andiamo a fare le combinazioni lineari è inutile V3 se già abbiamo V1 e V2. Perché? Perché è inutile aggiungere V3 per fare le combinazioni lineari anche di V3, perché già V3 lo posso realizzare come una combinazione lineare di V1 e V2. Quindi io faccio le combinazioni lineari di V1 e V2, io faccio le combinazioni lineari di V1, V2 e V3, è la stessa cosa. Chiaro? Oh, qua chi è che è inutile? L'inutilità è sempre relativa, cioè nel senso, se ho V1 e V2, V3 non mi serve. Se ho V2 e V3, V1 non mi serve. Se ho V1 e V3, è V2 che non mi serve. Cioè, in questo caso posso, quando vado a realizzare combinazioni lineari, fare a meno di uno qualunque dei tre. Però, se voglio fare le combinazioni lineari di V1, V2, V3 e V4, non lo so, dovrei fare i conti, però magari di V4 non ci posso rinunciare. Perché? Perché in questa relazione non compare, se non ci sono altre relazioni. Chiaro? Se V4 non starà nello span, poi diremo poi, di quei primi tre, a quello non ci posso rinunciare. Perché non lo posso generare con V1, V2, V3. Chiaro? E come si fa a capire? Si capisce benissimo. Quando c'è la relazione di dipendenza lineare, quelli che puoi isolare e descrivere come combinazione lineare degli altri, a quelli ci puoi rinunciare, se c'hai altri. Sempre relativo. Cioè, prima devi avere gli altri e poi a quello puoi rinunciare. Quindi, qui, in questa relazione di dipendenza lineare, quando vado a fare combinazioni lineari, se ho V1 e V2, V3 non mi serve, se ho V1 e V3, V2 non mi serve, se ho V2 e V3, V1 non mi serve. Chiaro? Ok. Poi, lineare indipendenza. Spazio vettoriale V si dicono linearmente indipendenti se sono se per definizione, ci metto una parentesi perché quello che sto per scrivere tutto quanto equivale alla linea indipendente. Somma di lambda j, vj, e j che va da 1 ad h, uguale al vettore nullo, se e solo se
lambda 1 uguale lambda 2 uguale lambda A uguale. Quindi, quando è che sono linearmente indipendenti? Quando ogni qualvolta vado a fare la combinazione lineare e mi viene nulla, il vettore nullo, allora i coefficienti sono tutti nulli. Ovviamente qui dentro la freccia che va da sinistra, che va da destra verso sinistra è ovvia, se io ci metto i coefficienti nulli e per forza viene il vettore nullo. 0 per qualunque vettore fa il vettore nullo, una somma di vettori nulli fa il vettore nullo. Qua potrei scrivere anche così, sarebbe più chiaro, meno completo ma più chiaro, perché l'altra implicazione è banale. Questa è quella non banale. Allora, quindi se io già so che i vettori sono indipendenti, perché l'ho detto io, abbiamo dimostrato prima, ogni volta che tu fai una combinazione lineare ti viene il vettore nullo, il coefficiente deve essere 0. Non può uscire il vettore nullo se i coefficienti lineari, i coefficienti della combinazione lineare non sono tutti 0. È chiaro? Bene, allora, vediamo un'altra conseguenza di questo. Ora, questa qua non sono due definizioni, sono due definizioni equivalenti, cioè questa è la negazione di questa. Ve le do tutte e due perché all'esame le chiedo tutte e due. Siccome non sapete fare le negazioni, negare questo, no? Cioè, non esistono lambda 1, lambda h, non tutti nulli, con la combinazione lineare nulla. Che significa? Che ogni volta che la combinazione lineare è vettore nullo, i coefficienti devono essere tutti nulli. Se ci pensate un attimo è questo significa. Però ad alcuni è chiaro, altri meno, quindi perciò ce ne metto tutte. Ok, osservazione. Osservazione. Siano 1 prima di fare l'osservazione, nella situazione di cui sopra si dice anche che V1 QH si chiama parte libera. Allora, guardate la differenza. V1 QH sono linearmente indipendenti, quindi togliamo la linea perché qua stiamo parlando sempre della stessa cosa. Ok? Se ho V1 QH linearmente indipendenti, si dice anche che l'insieme V1, V2, VH è una parte libera. Fate attenzione alla differenza. V1, VH come vettori sono elementi indipendenti, V1, VH come insieme è una parte libera. Ok? È un modo diverso di guardare la stessa cosa, però siccome ci manca, perché quello è plurale e quello è singolare, perché quelli sono vettori e quello è un insieme. V1 VH come vettori sono realmente indipendenti, V1 VH come insieme si chiama parte libera, se i vettori sono realmente indipendenti. È chiaro? Ok. Adesso l'osservazione la facciamo di qua. Osservazione. Siano 1 QH linearmente, diciamo, appartenenti a V e linearmente indipendenti, e sia V uguale
a somma per j che va da 1 ad h di lambda j di j, e v uguale a somma per j che va da 1 ad h di mu con j. Cioè, cosa stiamo ipotizzando? Noi abbiamo dei vettori linearmente indipendenti, poi vediamo come si fa a trovare. E sappiamo che un certo vettore v, che è lo stesso, v e v, vedete, si possa scrivere come combinazione lineare di v con j due volte. Una volta con certi coefficienti lambda j e un'altra volta con altri coefficienti mu con j. Cosa possiamo concludere? Allora, scrivo qua, lambda j è uguale a mu con j per ogni j compreso tra 1 ed a. Cioè, che significa? Che le due scritture in realtà sono uguali. Cioè, un vettore v, se è combinazione lineare di certi vettori che erano tra di loro linearmente indipendenti, non si può scrivere in due modi diversi come combinazione lineare di quei vettori. La scrittura è unica. Perché è unica? L'abbiamo provata a scrivere due e in realtà i coefficienti erano uguali, quindi anche due è la stessa. Questo cosa ci dice? Che se io voglio esprimere V come combinazione lineare di questi, devo usare questi coefficienti qua, non ne posso usare altri. Cioè, non è che ci sta, quei coefficienti saranno le coordinate, no? Cioè, le coordinate rispetto ai vettori v1, v2, vh, una volta che sono state stabilite, se i vettori v1, v2, vh sono linearmente indipendenti, sono le stesse, sono fisse, non è che cambia. Chiaro? Con i vettori dipendenti, no. Con i vettori dipendenti, no. Perché allora, nel momento in cui ho v3 che è uguale a 2v1 meno v2, allora il vettore 2v1 meno v2, se volessimo usare come coordinate i coefficienti rispetto a v1, v2 e v3, le coordinate sarebbero 2, meno 1, 0. Ma siccome quello è uguale a v3, le coordinate potrebbero anche essere 0, 0, 1. Quindi non ce l'hai le coordinate, non hai unicità dei coefficienti. Invece qua sì. Perché un vettore che sia combinazione lineare di v1, v2, vh, se uso i coefficienti lambda j e poi trovo altri coefficienti di mu con j, i mu con j sono uguali a lambda j. Poi faremo degli esempi. Però prima lo dobbiamo dimostrare. Come si fa la dimostrazione? La dimostrazione è banale. Si fa la differenza. V meno v, quanto viene? Il vettore? Vettore? Torniamo alla sinistra, speriamo un paio di volte. Vettore nullo. Questo dall'altra parte fa somma per j che va da 1 ad h di che cosa? Di lambda j meno mu con j, uj. Fa la somma, la differenza, termine a termine, lambda j, uj meno mu con j, mu con j, si può mettere in evidenza mu con j, quindi lambda j meno mu con j. Questo che cosa mi dice? Siccome questi sono indipendenti e siccome questo è nullo, questi coefficienti devono essere tutti nulli. Quindi questo mi dice che lambda j meno mu con j è uguale a 0 per ogni j compreso tra 1 ed h. Ma dire che lambda j meno mu con j fa 0 vuol dire che lambda j è uguale a mu. È chiaro? Allora, facciamo un esempio. Facciamo degli esempi. Thank you.
facciamo un esempio, prendiamo R2, prendiamo i vettori 2, 1 e meno 1, 3. Allora, vediamo che siano linearmente indipendenti, cioè andiamo a fare lambda 2, 1 più mu u meno 1, 3 uguale 0, 0. Questo qua, come dovreste aver già osservato ieri, è un sistema di due equazioni e due incognite. Perché? A sinistra cosa mi viene? Mi viene 2 lambda meno mu, e qua mi viene lambda più 3 mu. Cioè cosa devo fare? Qua mi viene 2 lambda lambda, qua mi viene meno mu 3 mu. Proprietà distributiva. E poi faccio la somma e 2 lambda meno mu, 2 lambda meno mu componente per componente, lambda più 3 mu. E questo deve essere uguale a 0, 0. Siccome l'uguaglianza c'è su tutte e due le componenti, che cosa ottengo? Ottengo il sistema 2 lambda uguale, meno mu uguale a 0, lambda più 3 mu uguale a 0. Quindi qua c'è scritto che mu è uguale a 2 lambda sopra. Sostituisco sotto, mi viene 2 lambda per 3 fa 6 lambda, più lambda fa 7 lambda uguale a 0. Dividete per 7 e trovate lambda uguale a 0, mu uguale a 0. È chiaro? Quindi lambda uguale 0, sostituisco sopra e viene mu uguale. Che cosa ho dimostrato? Ho dimostrato che se io voglio fare una combinazione lineare di questi due vettori e voglio che sia il vettore nullo, i coefficienti devono essere 0 e 0. E quindi i vettori sono linearmente indipendenti. Erano due, i coefficienti sono due, sono tutti e due 0. Ci troviamo? Ok. Adesso prendiamo un terzo vettore di R2. Per esempio 5, 9. Proviamo a scriverlo come combinazione lineare come prima, cioè lambda volte 2,1 più mu volte meno 1,3. Quindi il sistema viene lo stesso di prima, semplicemente che non viene uguagliato a 0, 0, ma deve essere uguagliato a 5, 9. Cioè viene 2 lambda meno mu uguale 5, lambda più 3 mu uguale 9. Adesso dobbiamo risolvere questo sistema. Vediamo un po' cosa possiamo fare. Per esempio possiamo moltiplicare questa equazione per 2 e sottrarre questa. Se faccio questa cosa, 2 lambda meno 2 lambda fa 0, 6 mu meno meno mu fa 7 mu. Qua mi viene 9 per 2 è 18, meno 5 che fa 13. E poi mi devo conservare un'equazione di prima, 2 lambda meno mu uguale 5. Quindi se ho fatto bene i conti, adesso controlliamo, mu uguale 13 settimi, 2 lambda è uguale a 5 più mu, quindi 5 più 13 settimi dovrebbe fare 48 settimi. Quindi lambda uguale 24 settimi. Proviamo, adesso proviamo a fare 24 settimi 2, 1 più 13 settimi, anzi divido per 7 e divido a 1, tanto solo qua meno 1, 3. Allora qua mi viene 48 meno 13 che fa 35,
24 più 39 fa 63, divido per 7, 35 diviso 7 fa 5, 63 diviso 7 fa 63. Chiaro? Oh, non è un mondo difficile, quindi se ci avete problemi con i conti, esercitatevi. Non so fare i conti, esercizi. Se ti eserciti, ti sei mai conti. Se non ti eserciti, non sei mai. Chiaro? Se volete fare tutti i passaggi. Questo è un settimo di apontiblica 48, 24 più meno 13, 39 uguale un settimo di apontiblica 35, 63 dividendo per 7 viene 5. Ok, ora questo vettore si può scrivere come combinazione lineare dei due di prima? Sì. In quanti modi si può scrivere come combinazione lineare di 2, 1 e di meno 1, 3? L'abbiamo fatto il conto. Lambda è fissato e mu è fissato. Non può, non ci possono essere più soluzioni di quel sistema, perché i vettori sono linearmente indipendenti. Se c'è una soluzione potrebbe non esserci, in teoria, in questo caso ci deve stare per forza. Se stavamo in realtà poteva non esserci, però se c'è deve esserci. Chiaro? Ok. Oh, perché c'è una soluzione? Se adesso cambiassi qua, invece di metterci 5 e 9 ci mettessi, che ne so, dei valori A e B, no? Rifacciamo lo stesso questo è l'esercizio che abbiamo fatto ieri. Invece di mettere dei valori fissi, qua ci avevo messo un vettore generico di R2, A e B, ok? Allora, come si risolve il sistema? Allo stesso modo di prima, facciamo il doppio di questa meno questa. Se vi ricordate veniva 7 mu, e questo era 2B meno A, quindi mu è uguale a 2b meno a fratto 7. Poi io so che 2 lambda è uguale ad a più mu, quindi più 2b meno a fratto 7, quindi viene 2b più 6a fratto 7, quindi lambda viene b più 3a fratto 7, e mu è sempre lo stesso di prima, cioè 2b meno a. Allora, per esempio, vediamo se funziona questa cosa. Possiamo controllare con la soluzione di prima. Per esempio, se B era 9 ed A era 5, qua quanto veniva? 18 meno 5 fratto 7 veniva 13 settimi. Infatti prima veniva 13 settimi. Ah, sempre B è 9 e A uguale a 5, 9 più 15 fa 24 settimi e 2. Qual è migliore come esercizio? Quello di prima o quello di adesso? Quello di mo', perché questo qua non risolve il sistema solo nel caso particolare 5-9, ma lo risolve per tutti gli altri, per tutti i B. A questo punto, se lo voglio risolvere per 5-9, una volta trovato le soluzioni, ci metto A uguale a 5 e B uguale a 9. Oh.
Allora, che cosa ci dice questo sistema che non ci diceva il fatto che V1 e V2 fossero linearmente indipendenti? Una cosa ce la dice, questo sistema viene sempre risolto. Ovviamente la soluzione una volta che c'è è unica. Dice, ma può succedere che un sistema non venga risolubile? Certo che può succedere. Per esempio, se voi avete un sistema mu uguale a 1, mu uguale a 2, non è risolubile. Potrebbe succedere, invece non è successo. Anche se le incognite sono solo 2, anche se le equazioni sono solo 2. In questo caso il sistema per ogni A e per ogni B si può risolvere sempre. Ok? Che vuol dire? Vuol dire che io con le combinazioni di quei due vettori di R2 ci posso fare qualunque altro vettore di R2. Posso far uscire anche 5, 9, posso far uscire anche meno 1, 7, posso far uscire anche AB. Oh. Questo era scritto nel fatto che i vettori V1 e V2 fossero linearmente indipendenti? Ni, nel senso, non perché fossero indipendenti, ma perché erano due vettori indipendenti in R2. Vedremo. Perché? Due vettori, vi ricordate, abbiamo visto anche geometricamente, se ho due vettori e faccio le combinazioni lineari, che mi usciva? Dipende. C'è un unico caso in cui mi esce il vettore nullo. Quando? Quando tutti e due i vettori sono nulli. Poi c'era un caso in cui mi veniva una retta passando per l'origine. Quando? Quando i due vettori erano allineati. Cioè geometricamente allineati, algebricamente uno multiplo dell'altro. Ma tranne questi casi, se i due vettori non erano allineati, quindi non erano uno multiplo dell'altro, quando andavo a fare, e non erano nulli, entrambi non nulli, quando vado a fare combinazioni lineari, come in questo caso qua, esce fuori tutto R2. Però facciamo una figura un po' più complicata. Facciamo questo e poi facciamo una piccola pausa. Allora, questa è la 6, questa è la 6 e questa è la 6. Adesso io prendo due vettori V1 e V2. Stavolta siamo in R. Che significa fare le combinazioni lineari? Significa, per esempio, sommare V1 e V2, o per esempio sottrarre V1 e V2, o fare un multiplo di V1, un multiplo di V2 e sommarli. Stavolta ho preso dei multipli con dei coefficienti tra 0 e 1. Però cosa succede, secondo voi, quando faccio tutte le combinazioni lineari di due vettori, anche se non sono allineati? Potrò ottenere un vettore qualunque? Non sembra. Facciamo un esempio. Supponiamo che i due vettori stiano sul piano orizzontale. Noi prendiamo il vettore 1, 0, 0 e 0, 1, 0. Che succede quando vado a fare la combinazione lineare di questi vettori? Che succede? Che non è, siccome i due vettori stanno sul piano orizzontale, la regola si fa, la somma si fa con la regola del parallelogramma, il parallelogramma starà sul piano orizzontale, il vettore somma non uscirà mai dal piano orizzontale. La stessa cosa accade se i vettori sono messi anche inclinati, saranno compresi in un piano, no? Perché i due vettori partono tutti e due dall'origine. Quindi quale piano? Quello che passa per l'origine e per la punta di ciascuno dei due vettori. 3 per 3 punti non allineati passano un solo piano. Quindi che succede? Che non uscirò, quando andrò a fare la combinazione lineare, sommerò dei vettori che stanno sempre sullo stesso
piano, su quel piano lì, e la somma non uscirà mai da quel piano, e se non esce mai da quel piano non potrà generare un vettore che stia su, che non stia su quel piano. Facciamo un esempio. Se io prendo i vettori 1, 1, 1 e il vettore meno 1, 2, 3, meno 1, 2, 1, ok? Adesso mi, scusate, mi risolvo questo piccolo sistema A più B più C uguale a 0 meno A più C più B più C uguale a 0, facendo la differenza viene B meno 3A più C più 0, quindi prendiamo 1, 2 e meno 3. Allora, mi aggiungi qui. Allora, questi sono V1 e V2. Ok? Proviamo a vedere che cosa succede se io provo a scrivere lambda v1 più mu v2 uguale a un'altra cosa, il vettore di Rn d'ora in poi, questo scriviamo trasposto, trasposto, d'ora in poi li sistemiamo in modo verticale, 1, 1, 1, 2, meno 1. Trasposto significa messo per lì, poi lo vedremo meglio quando faremo le matrici. D'ora in poi li mettiamo in verticale, non mi piace mettere in sotto. Allora, supponiamo che io voglia scrivere lambda v1 più mu v2 uguale 1, 2, meno 3. Questo che significa? Significa lambda 1, 1, 1 più mu meno 1, 2, 1 uguale 1, 2, meno 3. Questo che significa un sistema. Allora, qual è il problema? Stavolta questo sistema quante equazioni ha? Quante equazioni ha? Quale? 2, 3, le componenti sono 3. Cioè avete due, avete lambda meno mu uguale 1, lambda meno mu uguale 1, poi lambda più 2 mu uguale 2 e poi lambda più mu uguale meno 3. E c'è qualche problemino, cioè, perché stavolta le equazioni sono 3, ma le incognite sono solo 2. Oddio, anche se le equazioni erano 2 e le incognite erano 2, il sistema poteva venire impossibile, però qua è più facile. Perché? Allora, proviamo a risolvere il sistema. Sommiamo queste due, cosa viene? Viene 2 lambda uguale meno 2, quindi viene lambda uguale meno 1. Adesso, se lambda è uguale a meno 1, lo sostituisco qua dentro. Allora, queste due che mi sono servite per fare la somma e trovare il lambda uguale a meno 2 non sono utili tutti e due. Perché? Mettete lambda uguale a meno 1 qua dentro, cioè avete meno 1 più mu uguale meno 3. Se lo mettete là sopra avete meno 1 meno mu uguale 1. Se vi fate i conti, qua tutte e due le equazioni viene mu uguale meno 2, no? Questo non è un problema. Quindi io ho fatto la somma, ho trovato che lambda uguale a meno 1 e ho sostituito in queste due equazioni qua, ho sfruttato queste due equazioni qua e ho trovato che mu uguale a meno 2. Non è importante quale vi portate appresso, prendete una delle due che vi è servita. Per il problema è che c'è ancora un'altra equazione, la scrivo così perché sarà l'equazione che andrà male,
Cioè, che succede? Se lambda è uguale a meno 1, qua mi viene meno 1 meno 4 uguale 2, che non è vero. Cioè, che cosa succede? Che queste due equazioni mi bastano per determinare lambda e mu. La terza equazione diventa un fatto di fortuna, può darsi che lambda e mu risolvano anche la terza, ma io ho messo le cose in maniera tale che il terzo vettore sicuramente era ortogonale ai primi due, vedremo, e quindi sicuramente non può essere ottenuto. Io cosa ho fatto? Ho fatto un piccolo conto che poi imparerete a fare. Ho preso il terzo vettore, l'ho preso né ortogonale a questo piano. Ok? Allora, se è ortogonale al piano, dentro al piano non ci sta. E allora, se nel piano non ci sta, non può uscire come combinazione lineare dei primi. Cioè, allora, quando questo sistema è incompatibile, si dice, cioè non ha soluzioni. Cioè, non è detto che ogni volta che io vado a fare le combinazioni lineari di V1 e V2 devo ottenere qualunque vettore B. E questo perché? Dovete capire. Con un vettore io che cosa ci generato? Una retta. Con due vettori? Se erano indipendenti. Se erano dipendenti ancora una retta, ancora il vettore nullo. Quindi l'indipendenza ci serve per generare quanto massimo è possibile. Però con un vettore ci posso generare una retta. Con due vettori? Un piano. Ma se sto nello spazio, il piano non mi esaurisce lo spazio. E perché? Vedremo perché il piano, perché lo spazio ne vogliono tre. No, due. Ce ne vogliono tre. Però mettiamo per un attimo di aver intuito questa cosa, poi specificheremo bene. Ma se sto in R, adesso fino a 3 le cose si vedono, ma se sto in R4, secondo voi, se ho tre vettori, posso ottenere tutti gli altri vettori di R4? Guardate, è una cosa molto semplice, più semplice di quello che pensate. Tra i vettori di R4 ci sono questo? Ci sono questo? Ci sono questo? Ma c'è anche questo. Allora, guardate, questi tre vettori sono indipendenti. È un esercizio banale, i primi tre vettori. Come se fossero i vettori di R3 della base canonica di R3, no? 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Però in R4 ci sta una componente in più, quindi ce ne sta una in più. Allora, quando, perché questi sono indipendenti? Perché quando andate a fare una combinazione lineare, lambda questo, più mu questo, più nu questo, più R4, lambda, mu, nu, sulle prime tre posizioni. Allora, se volete che facciano 0, 0, 0, deve essere lambda uguale a 0, mu uguale a 0, mu uguale a 0. Quindi sono indipendenti. Ma proprio perché è una combinazione lineare di questi, se io scrivo lambda questo, più mu questo, più nu questo, altro coefficiente, cosa mi verrà? Mi verrà lambda, mu, nu, 0. Quando fate le combinazioni lineari dei primi tre. Che vuol dire? Che sono indipendenti, perché se devo uscire 0, 0, 0, 0, lambda deve fare 0, mu deve fare 0, nu deve fare 0, e 0 già faceva 0 per 4 su. Ma al tempo stesso vuol dire anche che io 0, 0, 0, 1 non lo otterrò mai, perché qua c'è sempre 0 e uscirà sempre 0. Allora, intanto abbiamo visto che questi tre non vanno bene per generare tutte le 4. Mo se ne prendo altri tre indipendenti, posso sperare di aver una combinazione, diciamo, tre vettori indipendenti in maniera tale che le loro combinazioni facciano tutte le quattro? Secondo voi? No. Perché un vettore faceva la retta al massimo, due vettori facevano il piano, tre vettori fanno uno spazio tridimensionale al massimo se sono indipendenti. Ma R4 c'ha una componente in più, dimensione c'è una 4.
e non lo farò mai. È chiaro? Intuitivamente per adesso, è chiaro per quello che può essere chiaro fino a massiccio. Pausa!